Ottima la prima per Ranko Ladic, che bagna il suo ritorno sulla panchina del Francavilla con un preziosissimo successo sul Nandò del grande ex Nicola Ragno, giunto in Basilicata da secondo in classifica. Le due squadre danno vita ad una bella partita, nonostante il terreno del gioco del Fittipaldi fosse reso pesantissimo dalla pioggia. Nel finale di primo tempo, magistrale punizione di Menillo, che ha aperto le marcature, poi ha risposto alla ripresa Ferrera prima che Rakolic fissasse il punteggio sul definitivo 2-1. L'avvio è su buoni ritmi e c'è subito un'ottima opportunità per Rakolic, che riceve in piena area, si gira ma conclude debolmente. I neretini però non stanno a guardare, provano ad assumere l'iniziativa e al settimo Fedeli impegna Liso da posizione defilata. Dopo un buon inizio la gara prosegue senza particolari sussulti. Per vedere una conclusione verso la porta bisogna attendere il 23esimo, quando Liso ha gioco facile sull'acrobazia di Ferrera. Al 28esimo parapiglia in mezzo al campo successivo ad un intervento su Ferrera rimasto a terra. Ne fanno le spese Pinne e Dai, che vengono ammoniti, ma l'ex Lavello è stato anche protagonista di un diverbio con Nolè, che finisce a terra dopo essere stato colpito al volto, ma nessuno della terna arbitrale se ne accorge. Al 32esimo il centravanti brasiliano ex rotonda calcio ancora protagonista su una ripartenza favorita dall'errore di Rossoblu, ma trova sulla sua strada ancora un attentissimo Liso che si oppone per ben due volte. Al 40esimo però Salentina ha la grande opportunità per passare in vantaggio, azione insistita sulla sinistra di Polichetti che tocca per Ferrere, il cui tiro da ottima posizione viene rimpallato. Passano due minuti e grande percussione di Melillo, che ottiene una punizione da posizione di circa 20 metri, di cui si incarica, e porta in vantaggio i suoi con un destro sotto la traversa che Viola riesce solo a toccare. E si va all'intervallo con il Lucani avanti di un gol. Gli ospiti tornano in campo vogliosi, al primo si rendono pericolosi con un colpo di testa alto di Ciraci. Subito dopo si vede D'Ambros, il cui tentativo dal limite termina al lato. All'11esimo Fedella al suo sinistro la palla buona ma la svirgola. Ma passano appena due minuti e arriva il pareggio con una conclusione di Ferrera tutt'altro che irresistibile, sulla quale Liso non è esente da colpe. I lucani reagiscono dopo 5 minuti con Marco Nato, che costringe Viola alla deviazione di corner sugli sviluppi del quale Di Ronza incorna alto dopo essere stato vistosamente trattenuto. Al 21esimo entrata improvvida di Ciraci su Marconato, che costa all'esterno il secondo giallo e quindi l'espulsione, che costringe i pugliesi in 10 per l'ultimo quarto di gara. Al 26esimo Montinaro ci prova con un destro tagliato su punizione, sul quale Liso riesce a salvarsi prima che un avversario metta fuori, ma è il preludio al nuovo vantaggio dei padroni di casa con Rajkovic, che al 28esimo interviene di testa da pochi passi su una punizione pennellata dal solito Melillo. Passano tre minuti e Buchicchio subisce il secondo giallo dopo aver commesso fallo, ma prima lo aveva ricevuto. Il finale dunque si gioca in parità numerica. Al 37esimo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina ci prova De Giorgi, ma il tiro è debole e Liso para a terra. Ragno tenta il tutto per tutto con un assetto a trazione anteriore. Al 45esimo mischia furibondo in area dei rossoblu, che si salvano in qualche modo, poi la palla finisce in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Poco prima del triplice fischio sugli sviluppi dell'ennesimo corner per il Toro, colpo di testa fuori di Urquiza, disturbato dal suo portiere Viola, su cui si chiude il confronto. Con questa vittoria i sindici tornano in quintultima posizione a quota 25 e soprattutto vedono la salvezza diretta ad una sola lunghezza di distanza.